si arriva qui al Vinitaly e si trova qualcosa che è un vero punto di partenza, la pietra. Quanto può raccontarci la pietra? Franco Deusanio. Beh, la pietra sicuramente può raccontare molto, perché la pietra nel mondo del vino, nelle vinificazioni, sicuramente ha 2-3 mila anni da raccontare, quindi forse ci vuole un po' di tempo per raccontare tutto, però sicuramente la pietra ha un fascino straordinario, è una cosa viva, i palmenti, quindi queste vasche di vinificazione hanno avuto un ruolo importante, diciamo, dai romani, ma anche nel sud dell'Italia, la Magna Grecia, e poi e soprattutto a 12 km da Chiusa Grande, dal centro aziendale, c'è Pietranico. Pietranico viene da Petra Iniqua, proprio perché c'è questa pietra, una calcarenite molto particolare, e ci sono queste pietre affioranti, e quindi queste pietre affioranti nei terreni agrari, anche in mezzo ai vigneti, quindi diciamo che gli agricoltori di Pietranico facevano quello che è un po' il motivo, diciamo, dei palmenti, cioè il fatto di vinificare, perlomeno in alcuni periodi, in mezzo al vigneto, e poi a casa si riportava semplicemente il vino, quindi con maggiore facilità. Quindi praticamente lo strumento per trasformare l'uva in vino l'hanno trovato direttamente sul posto, scavando a mano all'epoca queste pietre per riportare soltanto il prodotto finale, quindi anche per economizzare. Adesso invece la pietra cosa rappresenta? Ma quando ho avviato questo progetto per di sperimentazione, per provare a rifare il vino nelle vasche di pietra, l'intento era quello, diciamo, più che altro storico, culturale, il fascino di questa pratica antica. Non avrei mai immaginato di poter ottenere dei risultati così interessanti. Invece il panel di degustazione ha certificato che i vini che hanno fatto la fermentazione, quindi hanno vinificato nelle vasche di pietra, si caratterizzano in maniera molto forte e sono riconoscibili dal consumatore. Nel caso del panel, il 100% dei degustatori ha riconosciuto i vini che provenivano da una vinificazione in pietra. Sicuramente non avviene con le anfore, con tutti gli altri materiali, cioè, quindi diciamo, l'impatto, l'interazione della pietra con il vino è veramente molto forte e caratterizzante. Quindi il vinosofo rimane coerente anche quando intraprende questa nuova meravigliosa strada che è quella della pietra, perché tu nasci già con questa mission e vision che è quella appunto di dare autenticità, un respiro veramente autentico e sublimale ad ogni vino. Infatti la linea parla chiaro. Ma sì, hai detto bene. Questa esperienza, diciamo, che mi ha un po' cambiato, questa esperienza ha rafforzato in me le convinzioni, ha rafforzato ulteriormente la mia vinosofia, e io spero nei prossimi anni di incrementare, diciamo, i piccoli quantitativi che attualmente vinifichiamo in pietra, perché sapete che per fare la vasca più grande che abbiamo, quella da 20 ettolitri, siamo partiti da un blocco di 300 di quintali, una pietra, un masso da 300 quintali, e capite che non è proprio una cosa semplice e né tantomeno economica, quindi diciamo, però l'obiettivo è quello di, nei prossimi anni, di aumentare i quantitativi di vini fermentati nella pietra, perché vorrei dare a più persone possibili la possibilità di godere di questa emozione fantastica. Ricordando naturalmente che l'ente fiera, ogni volta che arriva Franco Deusanio con i suoi 32 quintali di pietra viva,
si emoziona un po', arriva un vero monumento all'enologia e l'abbiamo qua davanti allo stand che sicuramente è anche un punto d'incontro di molti personaggi, continuamente fotografano questa pietra per immortalare un qualcosa che è molto molto più vecchio di noi. Il futuro di Chiusa Grande? Il futuro è proseguire nella mia vinosofia, quindi il futuro è continuare a staccarmi sempre più, diciamo, dalle mode fugaci, come le definisco io, le cose effimere, cioè le cose che vanno di moda nel vino, e quindi abbiamo rivisto un po' tutti i vini autoctoni e li abbiamo voluti inquadrare in questa linea di vini che abbiamo chiamato proprio Vinosofia, e quindi vini dove ci sono tutti i principi basilari della mia vinosofia, cioè il vino che deve dare piacere in senso d'annunziano, in senso fisico, vino che deve badare soprattutto al benessere, oltre che fisico anche psichico, di chi beve. Quindi la strada è tracciata e non mi resta altro che proseguire in questo solco. Ricordando naturalmente ai telespettatori di leggere sempre la controetichetta, perché nella controetichetta c'è un po' tutto quello che c'è, un mondo che accompagnerà sicuramente la mescita del vino, la beva e il dopo, che sì, si presume sia sempre in linea con il vino che hanno scelto. Certo, perché il vinosofo, quando progetta un vino, in realtà progetta un'emozione. Una volta che ho definito l'emozione che deve evocare quel vino, facciamo un lavoro di traduzione delle emozioni in caratteristiche organolettiche che deve avere quel vino per poter dare quell'emozione. E la descrizione dell'emozione, dei sentimenti che evoca questo vino, è riportato in retroetichetta, quindi uno, leggendo la retroetichetta, sa già a cosa va incontro. Quindi non può dire "ma io non sapevo", eh no. Perché io voglio un consumatore cosciente e consapevole.